TV Radicale, siamo al congresso 2011 di Radicali Italiani e siamo in compagnia di Sergio Tatarano, compagno radicale pugliese, che ci illustra un progetto in collaborazione appunto con l'associazione Luca Coscioni, progetto di riduzione del danno, praticamente con la cellula Coscioni di Francavilla Fontana. A te Sergio. Ma molto semplicemente, intanto questo qua lo mettiamo qua, sì. E lo inquadriamo la giornata. Allora, in sostanza si tratta di un suggerimento che ho voluto, che abbiamo insieme ai compagni di Francavilla, abbiamo voluto lanciare, diciamo come messaggio principale, per far comprendere a tutti come anche all'interno di quello che è un contesto proibizionista si possa intervenire a livello locale per comunque indirizzare la situazione diciamo verso il tentativo di una soluzione. Anche a livello nazionale noi vediamo come ci sia un po' una sorta di rassegnazione rispetto alle possibilità di intervenire per modificare la legge in senso antiproibizionista. Attraverso questo progetto noi diamo un suggerimento alle varie associazioni locali per poter appunto intervenire in che modo. Diciamo che tutto è nato da un fatto specifico. Nella piazza centrale della mia città, di Francavilla Fontana, esiste un edificio abbandonato completamente a se stesso e accessibile peraltro. Un ragazzo entra in questo edificio e fa un filmato. In questo filmato vengono ritratti siringhe buttate per terra, fazzoletti sporchi di sangue e diciamo tutto l'armamentario che può servire per assumere sostanze, droghe pesanti per via endovenosa. Da lì poi abbiamo fatto partire anche un'indagine all'interno del CERT di Francavilla Fontana. Teniamo presente che Francavilla Fontana ha circa 36.000 abitanti, il CERT accoglie circa 200 pazienti, che non sono un numero poi così basso, al contrario. E allora facendo questo tipo di indagini e mettendoci in contatto anche con altre con responsabili di altre esperienze diciamo più grandi rispetto alle nostre, in particolare con Venezia e Firenze, abbiamo potuto effettuare questo studio e fornire qualche informazione. Nello specifico, diciamo che il progetto si occupa di tutte le diverse sostanze, quindi suggerisce alcune soluzioni che possono valere per ognuna di queste. In particolare prendo le droghe leggere, le cosiddette droghe leggere, rispetto alle quali sarebbe fondamentale fare un'azione di informazione, per esempio all'interno dei bar più frequentati e delle zone più frequentate della città, invitando ad esempio a non mischiare alcol e marijuana, cosa che chiaramente amplifica quelle che possono essere le conseguenze negative. Ma anche rispetto alle droghe pesanti sarebbe chiaramente poi faccio un inciso, è chiaro che la riuscita di questo progetto, la maggiore o minore riuscita di questo progetto dipende anche da quelle che sono le condizioni economiche di un determinato ente e quindi la possibilità di contare su un certo numero, un certo budget. Esistono esperienze in cui si è potuto fare affidamento su postazioni mobili e quindi andare ad intercettare tutte le zone in cui c'è un consumo molto elevato di sostanze stupefacenti e intervenire lì garantendo una presenza di personale infermieristico che si occupa di per esempio dare siringhe sterili oppure di fornire anche informazioni appunto.
quindi questo chiaramente dipende dal tipo di scelta che si può fare. È chiaro che questa sarebbe la scelta ottimale anche alla luce di quello che ci hanno riferito in altre realtà, come appunto a Venezia, dove c'è questa possibilità. In altre realtà sappiamo che si è deciso di intervenire con gli scambi a siringhe, che danno pure comunque un certo tipo di risultato positivo, chiaramente. A questo abbiamo anche aggiunto alcuni approfondimenti, in particolare un test nel quale si segnala, un test che abbiamo sottoposto a un centinaio di persone, e si segnala un consumo elevatissimo di cannabis, soprattutto in una fascia di età che si aggira tra i 16 e i 18-20 anni. Dopodiché poi, con il passare del tempo, il consumo di cannabis tende anche a ridursi di molto, e questo, diciamo, ci dà come dato, ci consegna come dato un fatto, cioè che è un consumo legato indubbiamente ad una fase di crescita, alla curiosità, e che molto spesso viene poi o abbandonato completamente o comunque ridotto di molto. Un'altra cosa che mi avviso è interessante è un'intervista in forma anonima che abbiamo realizzato ad un tossicodipendente di Roma, che ci segnala e che abbiamo voluto intitolare "Quando lo Stato proibizionista fa più paura della droga", proprio perché questo tossicodipendente racconta la sua esperienza e ci dice che, oltre al problema della tossicodipendenza, ha dovuto aggiungere anche quello della epatite C, che ha contratto chiaramente proprio perché è costretto a consumare la sostanza stupefacente in condizioni igieniche assolutamente inadeguate. Questo è anche, per esempio, approfondendo il discorso della cocaina, grazie ad un contributo autorevolissimo come quello di Grazia Zuffa del Comitato Nazionale di Bioetica, fornendo dei consigli su quello che può essere un autocontrollo della sostanza, quindi abbandonando l'ottica proibizionista che ritiene che sia possibile rispondere alla problematica della droga soltanto con l'astinenza. Noi prendiamo atto del consumo massiccio di queste varie sostanze e diciamo che è possibile anche convivere con il consumo di droga, purché lo si faccia appunto in maniera controllata. È chiaro che nel momento in cui le istituzioni non danno queste informazioni, il soggetto è costretto a provare queste esperienze da solo e tante volte non riesce neppure chiaramente a calibrare, proprio perché c'è questa disinformazione, proprio per le informazioni scorrette che vengono date, per esempio sul tipo di effetto che ogni sostanza può produrre e che viene invece ritenuto praticamente unico, senza una differenziazione tra l'una e l'altra sostanza. In buona sostanza, noi cerchiamo di fare quello che già si fa con l'alcol attraverso un'azione di riduzione del danno, cioè la legalizzazione accompagnata ad una informazione seria. Non avendo la possibilità di contare su una legalizzazione a livello nazionale, tuttavia riteniamo che attraverso l'adozione di queste misure, che appunto, ripeto, possono partire da quelle minime della semplice informazione per poi aumentare a seconda del budget, come dicevo prima, su cui si può contare, diciamo, con un intervento di personale sanitario e quant'altro. Ascolta, abbiamo fatto ieri la nostra puntata, abbiamo registrato in questo caso abituale sull'antiproibizionismo una trasmissione che si chiama Leggera Euforia, tenuta da Claudio Asterzi, e abbiamo riflettuto insieme sul valore transnazionale dell'antiproibizionismo sulla droga, nel senso che transnazionale questa lotta antiproibizionista, come purtroppo è transnazionale anche il proibizionismo, e abbiamo riflettuto soprattutto su come il nostro proibizionismo
nostro e di altri paesi proibizionisti, vada poi a influire su quelle oasi di tolleranza più che di antiproibizionismo che sono in giro nel mondo, in particolare in Europa e in particolare in Olanda in questo periodo, che sta invece proprio per motivi organizzativi, perché si è vista arrivare un sacco di gente a fini, un turismo quasi antiproibizionista, potremmo dirlo, crea alcuni problemi interni, e quindi adesso ha scelto di passare a una politica un po' più proibizionista per evitare appunto tutto questo via vai, insomma, di persone che creano anche problemi interni. Tu cosa pensi di questo, e pensi che possa anche essere quindi una battaglia transnazionale, quindi anche del PRT oltre che della Luca Coscioni? Sicuramente diciamo che il problema del proibizionismo è un problema globale, e non c'è dubbio che una soluzione diciamo legata al singolo paese resta comunque una soluzione incompleta. Credo che anche per quanto riguarda nello specifico questo tipo di progetto possa fornire uno strumento in più rispetto a quelli che sono stati gli strumenti fino ad ora utilizzati. Cioè, noi abbiamo visto che si è tentato appunto di arrivare anche attraverso, penso, le azioni di disobbedienza civile, penso a tutto quello che i radicali hanno fatto nel nostro paese per giungere ad una svolta in senso antiproibizionista. Ma nello stesso tempo noi possiamo partire, ed è quello che noi abbiamo modestamente tentato di fare, possiamo partire dalle esperienze migliori che singole città hanno fatto in altri paesi. Penso a quello che si è fatto a Barcellona o in altre città della Germania, la creazione di sale per il consumo. Penso che questo possa dare possa rappresentare un elemento in più e anche un elemento di svolta per modificare dal basso effettivamente, cioè una sorta di ribaltamento di quelle che sono state le strade seguite per modificare diciamo un'impostazione generale. Chiaramente anche il tutto anche partendo da quelli che sono suggerimenti che ci vengono dall'OMS, che a più riprese ha consigliato di modificare le politiche sulle droghe, partendo da quella che può essere la messa in sicurezza di una situazione da un punto di vista sanitario, e quindi il vero messaggio della riduzione del danno, cioè ridurre al minimo le potenzialità offensive di ogni singola sostanza. È chiaro che anche quello che avviene in Olanda, che sicuramente è un'esperienza che potrebbe essere considerata in maniera più coscienziosa anche da altri paesi, in realtà l'Olanda si sente un po' accerchiata da tutto il resto. Io sono andato diverse volte ad Amsterdam, ho visto come nei coffee shop ci siano molti più stranieri che non persone del posto, che ormai convivono con quella scelta in maniera assolutamente naturale. Addirittura, anzi, sappiamo che le percentuali di consumo sono più alte, le percentuali di consumo di droghe leggere in Italia che non in Olanda, dove appunto è assolutamente consentito entrare in un coffee shop e fumarsi uno spinello, insomma, e viene considerato, anzi si trova magari anche gente di una certa età che fa una vita apparentemente normalissima, che fa questo tipo di scelta, così come possiamo trovare una persona che beve un bicchiere di vino in un'enoteca italiana. Quindi voglio dire, è chiaro che dal punto di vista della domanda che mi ponevi tu è indubbio che l'ottica deve essere quella di una riforma, diciamo, e di una svolta antiproibizionista tutto tondo.
E a questo punto torniamo un pochino al nostro congresso. Tu hai partecipato a qualche lavoro di commissione, sei intervenuto, ecco, come ti è sembrato, diciamo, la risposta, come ti è sembrato il tenore della discussione anche su questo argomento, su questa tematica antiproibizionista? Sì, io ho partecipato alla commissione proprio sul proibizionismo. Ritengo che ci sia stata il solito interessamento, anche quello che ho detto poco fa lo avevo già detto in commissione, c'è un po' di rassegnazione. Ho notato che più di qualcuno ha lamentato un abbandono da parte radicale del tema proibizionista. Non so se questo sia vero, io più che sicuramente posso dire che c'è, come dicevo prima, una sorta di rassegnazione, cioè quasi ci accontentiamo forse quasi di andare in Parlamento, depositare le nostre buone proposte di stampo antiproibizionista, sapendo forse già che non verranno mai accolte. Ecco perché ho ritenuto importante sottoporre questo progetto, perché magari può offrire un'altra strada anche alle associazioni locali. Magari su questo punto diciamo, ecco, ho deciso di non iscrivermi a parlare. Ho deciso di non iscrivermi a parlare perché volevo più che altro ascoltare nella plenaria. Una cosa che devo forse constatare è il fatto che c'è uno scollamento, forse almeno rispetto agli ultimi anni, tra il partito e le varie associazioni locali. Questo purtroppo lo devo segnalare, perché io prendo le associazioni della Puglia, si sono tutte disintegrate. E immagino che ci sia anche una qualche responsabilità o comunque un qualche nesso con il discorso della gestione del partito, chiaramente. Per esempio non abbiamo tenuto l'assemblea precongressuale quest'anno, non ricordo se l'anno scorso si era tenuta, però penso che questo sia un fatto su cui bisognerebbe invece riportare l'attenzione, perché i militanti che si trovano costretti ad operare in condizioni assolutamente drammatiche nel territorio hanno bisogno anche di trovare manforte nel partito. Perché quelli che poi possono essere le difficoltà che si registrano a livello centrale con, per esempio, i rapporti con il Partito Democratico, certamente sono difficoltà che noi ritroviamo uguali, identiche, anche a livello locale. Qui stiamo parlando poi, tra altre cose, di un congresso il congresso dei radicali italiani, che è il contenitore un pochino radicale di raccordo, dovrebbe essere, di tutte quante le associazioni sparse sul territorio, quindi insomma è importante che vi sia questo raccordo, che poi è la presenza sul territorio e quindi la possibile apertura di spazi anche elettorali e politici. Sì, sicuramente. Mi rendo conto, ecco perché appunto non ho deciso di non iscrivermi a parlare, perché volevo più che altro ascoltare Emma, Marco, ho già sentito degli ottimi interventi di Marco Cappato e anche di Gianfranco Spadaccia, con molte sfumature differenti, però appunto ero interessato ad ascoltare. Il problema del rapporto con il Partito Democratico, ma poi con tutti quanti gli altri partiti, credo che rimanga proprio per una cosa che mi pare ha detto più volte Emma, cioè noi abbiamo una lettura politica che è differente, che da un lato ci consente di parlare, di dialogare teoricamente con tutti, ma poi di fatto ci pone in una condizione di incomunicabilità con tutti gli altri. Abbiamo sentito gli interventi dei deputati del Partito Democratico qui al Congresso, insomma credo che siano stati abbastanza preoccupanti dal punto di vista, no, delle possibilità, perché è chiaro che c'è sta fissa di Berlusconi sulla quale non ci troviamo, perché per noi Berlusconi è uno dei tanti, probabilmente ha anche delle punte di particolarità, di specificità, di ignoranza proprio
dell'ABC, di quelle che sono le regole del diritto e della legalità, però lui sicuramente e la sua presenza sicuramente è consentita da un lavoro dell'opposizione che è, come spesso ci dice Marco, è un lavoro da stampella. Quando quella volta famosa in cui Marco andò in trasmissione da Santoro e disse: voi siete, è finito il governo Prodi, e quando poi è finito il governo Prodi, Berlusconi, dopo che avevate rotto le scatole col conflitto degli interessi, Berlusconi è uscito più ricco di prima. Quindi è emblematico, penso che quella sia stata una battuta emblematica su quelli che poi sono i reali rapporti di forza nel quadro politico. Ringraziamo Sergio Tatarano, gli diamo appuntamento ovviamente sul nostro sito tvradicali.it, dove potrà rivedere anche questa intervista e tutto ciò che abbiamo fatto, ma mi sembra che già è stato ospite con noi in una trasmissione. Lo ringraziamo e gli auguriamo ovviamente buon congresso. Grazie a te.